sempre il mio canale, io sono Mayra e oggi andiamo avanti con Never Alone. Dobbiamo provare a superare questo ostacolo. Vediamo se riusciamo con le nostre pietre, sì. Oh, salve. Ci conviene correre. Sì. No, che è successo? Sono morta? Ma non ho fatto niente. Ma cosa? Ah, no, aspetta. No. Un momento. Un momento. Datemi il tempo di reagire, grazie. Ah, oddio. No, 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 no. Complicatissimo. Devo fare con lui. E com'è che si faceva? Alzati. Sì. Forza. E qua devo fare con lei. Sì. Non mi conviene andare avanti con lui. Infatti, immaginavo. Su, 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 su. Ah, lei. Sì. Lui. Dai che ce la stiamo facendo. E adesso? Ah, dovevo arrampicarmi. Oh, aspetta. No, 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 no. Veloce. Tocca a lui. Dai, 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 dai. Più di così non va. Ah no, non ci arrivo. Ah, ah, dovevo. Forse dovevo aspettare. No, 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 no. No. Che dovevo fare? Ma no, ma come? Aspetta, salta qua. Allora, questo sicuro lo devo spostare. Però lei... Aspetta! Ho capito. No, spostala! Allora, no, 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 no. Quindi... No, aspettate, non capisco. Ah, aspetta, forse adesso ho capito. Spostati! Allora, aspetta. Falla salire. Forza, forza, forza. Ma più di così non sale. E quindi? Ah, perché lui mira... Aspetta, infatti... Vediamo, se adesso io provo con lei. Oh! Pensavo di dovermi arrampicare sul ramo, invece no, dovevamo rompere il ghiaccio sotto. Comunque ce l'abbiamo fatta. E abbiamo sconfitto il nemico, ci ha detto. Quindi ce l'abbiamo fatta? Vento. Giù. Ok.
Che sicuro adesso ritorna. Vai. Ma se io controllo lui? Ah no, lei non viene. Aspetta. Vai. Ah, c'è il vento che ci porta in avanti e poi quello che ci spinge indietro. Quindi devo sfruttare quello che ci spinge in avanti. Cosa è successo? Ma che cosa? Non ho saltato, ok. Adesso... mi sa che mi spinge giù. No! Resisti! Ah, ok! Ce l'abbiamo fatta! Forza! Che cosa è successo? Si è spostata la montagna! Oh, non è una montagna! Niversiarolo kangitka ibaktane. Inyuk pasumarok. Ulimak tuahalu apun. Siamittaranra. Asi pihirunnik silamun. Siamayaktitlu. Siamayaktin maung apun. Anurimak kuahariga. Asi agniroktitlu. Tunganun. Niversiarolum aimarvenu. Davura kangitka summan agnirorutilanga. Abbiamo trovato l'origine della bufera di neve. È colpa di questo gigante. Anorulunga takpiwane akpik. Niversiarolum kallakayakta. Abulait kan atau cikun majuk nearik buk kiwa terigan neam. Allora qua c'è uno spiritello, eccolo lì. Abbassati un po', ce la facciamo? Sì. E mi basta, sì. Pensavo di essere troppo in basso. Allora, aspetta. Vieni giù. Ah, un altro di questi. Aspetta, aspetta. Arrampicati. Ah, mi sa che qua devo sfruttare il vento. Adesso, sì. No, dove vai? Ah, aspettate. Adesso, su. Ah, devo rompere questo. Aspetta. Proviamo così. No, ho colpito lui, scusa. Ma non ce la fa. No, dove sono andata? Ah, forse da qua? No, ma non avrebbe senso. Aspetta. Di sicuro devo farlo da qua. Sì, si passa. Eccolo! Ce l'ho fatta. Ah, mi sa che devo scendere. Devo scendere e andare di qua. Questo. Scendi. Aspetta. Adesso.
qua ci siamo. Oh, mi sa che devo sfruttare questa scaletta per salire. Forse c'è uno spiritello da qualche parte? Sì, qua c'è uno di questi. Qua invece non c'è nessuno. Sì, c'è un altro di questi che posso far scendere. Venga, venga, venga. Ah no, più di così no. E questo? Ok. Si spostano a destra e a sinistra. Ah, adesso ti ho visto, aspetta. Aspetta. Vai. Quindi adesso devo andare a chiamare questo qui. Dove sei andato? No! Cos'è successo? Perché si è mollata? Stavo controllando la volpe io. Forse sono andata troppo distante. Può essere. Adesso... Ma se tipo io salto e basta? Ah, bastava saltare! Ah, ecco cosa serve lo spiritello qua, aspetta. Allora, aspettiamo che arrivi il vento, oppure posso spostarlo un po' più vicino? Sì. Ok, ci siamo. Forse adesso ci siamo. Andiamo? E adesso? Perché lui più di così non ce la fa. Aspettiamo il vento. Esatto. No, che cosa è successo? Ah, c'è questo in mezzo. No, 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 aspetta. C'è questo in mezzo. Ah, non possono passare. Allora andiamo su. Così. Ok. E facciamo scendere questo che ti ho visto. Ma che cosa? No! Ma perché? Mi dimentico sempre che se mi allontano troppo con la volpe, gli spiritelli spariscono. Mannaggia! Devo stare vicina. Così. E poi ci mettiamo qua. Aspettiamo. No, troppo presto. Tutto bene? Sì. Se lui salisse, grazie. Bene, fin qua ci siamo. E fin qua ci siamo. Quasi quasi lo faccio salire un po'. Aspettiamo. Secondo me ce la faccio con un salto semplice, però per non rischiare. Aspetta. Ah, no, non ci arrivo. Non è che c'è un altro spiritello qua? No, secondo me no. Siamo sicuri che non ci arrivo? No, no, non ci arrivo. Andiamo a vedere se per caso c'è uno spiritello da qualche parte da chiamare. No. Qua no. E qua no. Forse devo solo sfruttare il vento. Ah no! Invece ce la faccio, aspetta. Aspetta. No, no, ce la faccio, ok. Siamo arrivati dal gigante? Ah no, ci stiamo proprio arrampicando su di lui! Ok, devo sfruttare il vento. Allora, con calma, aspetta, aspetta, aspetta. No, non adesso, non adesso, non adesso. Sì! Ma che cosa? Ma perché?
guarda. Salta. Per un pelo. Secondo me qua muoio, perché ci sono degli spuntoni lì che non mi piacciono per niente. Ecco, forse adesso. Vai. Sì. Che giro devo fare? Ah, spiritello. Venga, venga. Ah, più di così non scende. Ci arrivo io. Ho i miei dubbi. Forse nel momento in cui arriva più in alto. No. Oh, finalmente. Forse adesso ce l'ho fatta. Aspetta. Ok. Sì. Veloce. Rubare l'ascia? Oh, ci ho visto. Oddio, aspetta. Vai su. E come facciamo a rubare l'ascia? Veloce, alzati! No! Ho saltato troppo tardi. E da qua, ok. Vai! Oh, veloce, che crolla tutto! Scendi! Su! Andiamo su! Ah, guardate dove devo salire. Vai! Si è incastrata! No, la volpe si è incastrata, non ci credo! No! Niente, devo... devo morire. Ma dai, ma dove si era incastrata? Ok, mi fanno riprendere da qua. Andiamo. Aspetta. Ah, quindi forse non serviva che morivo. Mi bastava rompere il ghiaccio. Forse era un suggerimento? Adesso no, che ho un tempismo. Forse ce la faccio. No, non ce la faccio. Non è che magari quello lì si rompe? Sì! Aspetta! Cosa è successo? Ah, no, non siamo morti. Credevo di essere morta, no. Dovevo fare così. Si allontanò con l'ascia mentre il grande uomo spalava la neve creando una bufera dopo l'altra. Il grande uomo però subito la vide prendere l'ascia e fuggire con essa. Devo scappare. Oddio, mi sa che devo scappare. Sì. Qua devo scappare dal grande uomo. Va bene. Ah, aspetta. Oh, salve, signor albero! È tornato! Andiamo, forza!
No, però mi sa che devo... Ah, dovevo salire su. Aspetta. Alziamo questo. E poi avviciniamo questo qua. Ok, salta. Alzala. E però devo spostare questi. Su, 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 su. Ah, aspetta, tocca a lei. Ci sono altri ostacoli? Sì. No, non l'ho preso. Sì, l'ho preso. Alza questo. Anche quello. Veloce. Distruggilo. Su, 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 su. Anche tu, su, su, su. No, non l'ho preso. No. Dai. Perché? No, mi sa che devo abbassarlo allora. Ma... Oh, non si sposta. Eh no, sono morta. Eravamo arrivati. Ah, dovevo saltarci sopra, mannaggia. Dovevo saltarci sopra, ok, ho capito. Era questo? Sì. Abbassamelo un po'. E forse devo sfruttare il vento. Adesso. Sì. Puoi venire un po' più in qua? No. Devo sfruttare sempre il vento. Ah, mannaggia, è troppo tardi. Dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo, sì. No, oh, finalmente. Getto a terra la pala, percorse la pianeggiante tundra e seguì Kunux Ayuka, ma Kunux Ayuka era troppo veloce. Oh no, ci sono anche questi, mancavano. Ma veramente. Forza, speriamo non mi diano troppo fastidio. Ecco, per esempio qua io non salgo. Così, devo aspettare il vento. Vai. Ah, crolla tutto! No, crolla tutto! Oh, grazie! Aspetta! Mi ha salvato per un pelo! Dai, prima che arrivi il gigante! Oh, 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 no, 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 no. Qua non va bene, non va bene, non va bene, non va bene. Su. Ah, sta arrivando. Sta... no, non ce la faccio. Vabbè. Mancava lo spiritello maligno. Aspetta. No. Ok, ci sono. Dai, 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 dai. Ce la faccio. Sì. Oddio, che ansia. Veloce. Si era allontanato.
andato con Lasha, il grande uomo lo inseguì. Ma perché è il maschile? È una femmina, quindi si era allontanata con Lasha, il grande uomo la inseguì senza riuscire a catturarla. O forse è riferito alla volpe, ma non credo. E adesso... Ah, questi! Grazie! Forza, 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 andiamo! No, non tu! No! Ma perché è caduta in acqua? Non la stavo neanche controllando, ma dai! Stai qua! Andiamo! Andiamo! Sì! Per un pelo! Aspettatemi! E adesso? No, questo si chiude! Dai, dai che è lì! No, si chiude! Mannaggia! Che tempismo! Dai, 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 dai! E... vai, 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 vai! No! No! Ah, che brutta morte! Aspetta! Vai! Devo aspettare che scendano. Ok? No, non so, ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio! Invece sì, invece sì, invece sì! No! Vabbè, c'è anche l'orso. Come faccio adesso con l'orso? Cioè, ci vado in bocca proprio, salve! Aspetta. Forse devo aspettare che si giri? Venga di qua. Venga di qua. Oh! Ah, perché lui salta? Ah, sta scappando anche lui. Ok, scappiamo insieme. Si sarà spaventando anche lui dalla bufera. Il grande uomo vide che la propria ascia veniva lanciata in alto, fuori dal lucernario, e questo lo rendeva felice, perciò scoppiò a ridere dicendo Kunusayukariayoi. Terigonniam nukatpiam ukallautiga neveaqsiaqarualuk. Ilaannin inyuuniaqaluaquvit aullangaqaluaquvit. Ai sulle robe e cacciarima. Ah,
Asi tebra tau tu kunaik sok. Tet pau ma tak tua mon silam. Tebra ten na nasum unip kara mau tu sangariga. E abbiamo finito Never Alone. Quindi alla fine abbiamo scoperto cos'è che stava causando quelle bufere di neve, ovvero questo gigante che con un'ascia distruggeva le montagne. Non ho ben capito perché era contento se abbiamo distrutto la sua ascia. Forse a lui bastava riaverla indietro, anche se era rotta. Comunque ce l'abbiamo fatta, abbiamo fermato le bufere di neve e salvato il villaggio e ci siamo anche liberati di quel strano tizio che stava dando fuoco a tutto e a tutti. E quindi ce l'abbiamo fatta, abbiamo salvato il villaggio, abbiamo salvato la nostra gente e alla fine lo spirito volpe è ritornato in cielo, probabilmente insieme a tutti gli altri spiriti, anche se ha detto alla piccola protagonista: se avrai ancora bisogno di me potrai cercarmi guardando verso l'alto. Quindi ci fa capire che in un certo senso lui comunque le resterà sempre a fianco. Carinissimo, mi è piaciuto da matti. Alla fine è un sorta di platform puzzle game, in certi punti anche piuttosto difficile. Probabilmente sarebbe stato più facile giocarlo in due, perché tutto si basava sulla cooperazione. È diverso secondo me rispetto per esempio a Brothers a Tale of Two Sons. Anche lì c'era la cooperazione tra due personaggi, ma si comandavano quei due personaggi insieme contemporaneamente con lo stesso joystick, quindi era abbastanza semplice, diciamo, comandarli da sola. Invece qui, avendo due personaggi indipendenti l'uno dall'altro, dover cambiare da un personaggio all'altro in continuazione era un po' difficile, soprattutto ricordarsi che gli spiritelli scompaiono se lo spirito volpe si allontanava da loro. Quindi mentre magari comandavo la protagonista, la volpe la seguiva, quindi si allontanava dagli spiritelli e questi scomparivano. Probabilmente invece giocando in due, l'altro giocatore tiene fermo lo spirito volpe e così gli spiritelli non spariscono. Però dai, nel complesso ce l'ho fatta, quindi posso dire di esserci riuscita. Adesso aspettiamo che finiscano i titoli di coda per vedere se magari c'è qualcosa e poi concludiamo qua. Siamo tornati, credo, al menu principale, quindi non c'era nulla alla fine dei titoli di coda. Abbiamo però concluso soltanto il gioco principale, perché c'è anche Fox Tales, che è un DLC che dovrebbe continuare la storia per un'altra oretta. Quindi concludiamo qua con questo episodio la storia principale di Never Alone. Nella prossima parte invece iniziamo il DLC. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un bel commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!